Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'Angolo del Crimine. Quella che vi racconto oggi è la storia di un intricato giallo, le cui ombre sono tante e pesano sul risultato delle indagini e dei successivi processi. Un caso giudiziario controverso che trae origine da un terribile delitto, che si interseca a sua volta con un altro misfatto avvenuto 3 anni prima. Oggi vi parlo dei delitti di Mestre. Ci troviamo a Mestre ed è il 20 dicembre del 2012, un giovedì pomeriggio qualsiasi nella vita di Lida Taffi Pamio, una donna di 87 anni che vive da sola in un appartamento di via Vespucci al Civico 13 e la cui esistenza ruota attorno alle partite a tombola con le amiche, le puntatine dal parrucchiere per tenere in ordine la chioma, la TV e i suoi programmi preferiti. Siamo quasi a Natale, le luminarie riflettono la loro luce artificiale sulle strade e sui palazzi. Tutto intorno si percepisce tutta la frenesia dei giorni che precedono la festa più importante dell'anno. Le strade sono trafficate e lo saranno fino al 24 dicembre almeno. Lida quel giorno deve recarsi all'ospedale Sant'Angelo per una visita oculistica di routine. Ecco perché, qualche giorno prima, aveva chiesto ad un nipote di accompagnarla, raccomandandogli di arrivare puntuale. Lida è una donna d'altri tempi, per la quale arrivare tardi a un appuntamento è una grande mancanza di educazione. L'uomo così, poco prima delle 5, si presenta sotto casa della zia e suona al citofono. Certo che di lì a poco la voce squillante di Lida lo avrebbe avvisato di stare scendendo. Lida invece non risponde. Così l'uomo dopo un po' ci riprova. Ma di nuovo nessuna risposta. Il nipote allora prova a chiamarla al cellulare, ma il telefono della donna squilla vuoto. L'uomo in tasca ha le chiavi di casa della zia per ogni evenienza. Non avrebbe voluto usarle per discrezione, ma che altro poteva fare? Lida è una donna molto anziana e forse si era sentita male. Così, rompendo gli indugi, l'uomo sale al secondo piano e si introduce in casa. Quando apre la porta dell'appartamento, tutto è immerso nel buio, tranne per il riflesso azzurrognolo della TV accesa e ad un volume troppo alto. Per il resto, la casa è silenziosa, troppo silenziosa. L'uomo chiama la zia a gran voce e, mentre accende le luci, si inoltra lungo il corridoio dal quale si dipanano le varie camere. Per prima cosa entra in camera da letto e non gli ci vuole molto per capire che da lì erano passati i ladri. La camera infatti è completamente sottosopra, cassetti divelti, ante dell'armadio aperte e indumenti ovunque, oggetti, pacottiglie, tutto sparpagliato per terra. L'uomo entra in bagno e anche lì è tutto per aria. Infine entra nella sala da pranzo che si trova in fondo al corridoio e lì finalmente la trova. Lida è per terra, supina, la gonna di lana sollevata fin sopra il bacino, ma c'è qualcosa di strano perché il suo capo è completamente avvolto con della carta assorbente. Forse per tentare di assorbire il sangue che copioso era fuoriuscito da una ferita. La stessa carta assorbente le viene ritrovata in bocca. L'uomo non capisce subito la situazione, è agitato, la tocca e la trova ancora calda. Prova inutilmente a rianimarla, ma non c'è più nulla da fare, Lida è ormai senza vita. Ma quella non è la morte accidentale di un'anziana donna, ma è un brutale omicidio. Qualcuno l'aveva pugnalata senza pietà con 2 coltelli che l'assassino o gli assassini non si erano neanche preoccupati di togliere dal corpo della donna. Verrà trovata così, Lida Taffi Pamio, con 2 coltelli conficcati nel corpo, uno al torace e un altro nel collo. E come appurerà il medico legale, tale era stata la violenza che uno dei manici dei coltelli era saltato via. Attorno allo stesso collo della donna un filo elettrico, accanto al corpo uno schiaccianoci. Il nipote della donna, scioccato da quella visione, allerta subito i soccorsi. Nel giro di un'ora, l'appartamento di via Vespucci è un via vai di poliziotti alle prese con una complicatissima scena del crimine.
Secondo i primi rilievi effettuati, non ci sono segni di effrazione né alle porte né alle finestre. La deduzione è solo una. Quella che all'apparenza sembra una classica rapina in casa, altro non è che una macabra messa in scena. I cassetti sono sì divelti, ma nessuno sembra averci rovistato dentro, e così tutto il resto. Ad avvalorare quella tesi, il ritrovamento di tutti i gioielli della donna, così come viene ritrovata l'amata e costosa pelliccia in visone, sistemata su una gruccia appoggiata alla maniglia di una porta, dove probabilmente l'aveva posizionata Lida per indossarla poco prima di uscire. In camera da letto, in bella vista, c'è anche del denaro, insieme allo scontrino del parrucchiere sotto casa, dove Lida si era recata nel primo pomeriggio. In tutta la casa varie macchie di sangue che chi aveva ucciso la povera Lida si era anche preoccupato di ripulire dalla scena del crimine con degli asciugamani. Quale rapinatore lo avrebbe fatto? Ma se non era stata una rapina, chi e perché aveva ucciso Lida, una donna di 87 anni dalla vita semplice e all'apparenza senza ombre? La notizia di quello strano delitto fa il giro di Mestre. Una città di frontiera alle porte di Venezia, ma diversamente dalla città della Laguna, Mestre è una cittadina sostanzialmente tranquilla, dove, per dirla con una frase a effetto, non succede mai niente. Anche la zona dove è avvenuto l'omicidio è raramente intaccata dai casi di cronaca. Via Vespucci si trova infatti nella periferia est di Mestre, una zona popolare le cui palazzine costruite negli anni 70 ospitano per lo più famiglie e anziani, proprio come Lida Taffipamio. In realtà Lida, in quella città di frontiera, c'era finita anche lei come emigrante insieme al marito negli anni 70. Classe 1925, Lida, originaria del Lazio, si era trasferita a Mestre insieme al marito per seguirlo nel suo lavoro. La sua vita però sarà sconvolta dalla morte tragica del figlio ventenne in seguito a un incidente stradale. Da qualche anno aveva perso anche il marito ed era rimasta sola. Lida però era una donna forte, si era creata una sua cerchia di amiche, di abitudini consolidate negli anni. La sua era un'esistenza tutto sommato serena. La signora Lida, come veniva chiamata, la ricordano tutti con affetto. Una donna riservata, curatissima, che indossava sempre un bel rossetto rosso acceso, i capelli sempre in piega, i suoi bei gioielli sempre in bella vista. Elegante e profumata, Lida era una donna vitale, nonostante l'età, dall'eloquio forbito con un leggerissimo accento laziale, amante delle buone maniere e delle formalità. Con la casa sempre in perfetto ordine, abitudinaria, usciva ogni mattina per fare la spesa al mini market sotto casa e la domenica per andare a messa. Ma era anche una donna che non disdegnava la compagnia delle coetanee con le quali organizzava interminabili sessioni di tombola. Una donna molto amata e affettuosamente seguita dai nipoti, a cui spesso chiedeva il favore di accompagnarla nei suoi vari giri. Lida Taffipamio però era stata uccisa e nel modo peggiore, una morte apparentemente inspiegabile, e ora tocca agli inquirenti scoprire il suo assassino. Fin dalle prime fasi delle indagini agli investigatori è subito chiaro un fatto: quella non era una rapina finita in tragedia. Niente era stato rubato, ad eccezione di una caterina d'oro dentro la quale Lida aveva infilato la fede nuziale e una medaglietta, catenina che la donna indossava sempre. Ma c'è anche un altro elemento che indirizza gli inquirenti verso l'assassino: il ritrovamento di un'impronta di una pantofola numero 3736, un numero insolito per un uomo. Che l'assassino fosse in realtà un'assassina? A quel punto la pista più probabile è quella nell'ambito delle conoscenze della donna, i parenti prossimi, le amiche e anche i vicini di casa. L'omicidio di Lida Taffipamio era sicuramente nato nel solco di un insopprimibile rancore e odio personale. Non potevano esserci dubbi. Chi l'aveva uccisa la conosceva e la odiava. Forse c'era di mezzo il testamento della donna e la promessa di lasciare a un nipote in eredità l'appartamento di via Vespucci. Un testamento che però Lida aveva fatto modificare in maniera sostanziale nei mesi precedenti alla morte.
In quel nuovo testamento la donna lasciava l'appartamento in eredità a un altro nipote. Quella dell'eredità però è una pista che gli inquirenti abbandonano subito e dopo un'accurata indagine i parenti della donna vengono esclusi dalla lista dei sospettati. Ma cosa aveva fatto Lida Taffipamio quel giorno? Secondo la ricostruzione delle ultime ore di vita della donna, l'unico impegno della giornata era stato l'appuntamento con la parrucchiera del salone sotto casa, nei fatti l'ultima a vederla viva quel giorno. La donna poi era rientrata in casa senza vedere altre persone. È probabile che poco prima di essere uccisa, Lida si stesse preparando per l'appuntamento con il nipote che l'avrebbe accompagnata in ospedale. È improbabile quindi che la donna aspettasse visite quel giorno, eppure a un certo punto del pomeriggio la donna apre la porta al suo assassino. Tuttavia, a un mese dal delitto, le indagini sono a un punto morto. Erano state sentite decine di persone tra amiche, parenti e vicini. Alcune di queste erano anche state oggetto di pedinamenti e intercettazioni, ma niente di rilevante era emerso. A complicare il quadro probatorio, la completa assenza di impronte digitali o di tracce biologiche diverse da quelle della povera Lida, ad eccezione di una minuscola traccia di sangue mista a sudore rilevata su un interruttore della luce. E, colpo di scena, il profilo genetico ricavato a conferma delle intuizioni investigative appartiene a un soggetto femminile. A uccidere Lida Taffipamio era stata una donna. Quasi certamente la presunta assassina aveva usato dei guanti e questo rende le indagini maledettamente più complicate. L'uso dei guanti però modifica in maniera sostanziale anche lo scenario nel quale era nato il delitto, non più un omicidio d'impeto, ma un'azione pensata e organizzata. E dopo tutto, quale assassino in preda ad un raptus si preoccupa di indossare dei guanti? Le indagini proseguono e gli investigatori nel frattempo continuano a tenere sotto controllo i telefoni di tutti i vicini e conoscenti della donna, quando a un certo punto intercettano una strana conversazione, quella tra una vicina di casa di Lida e la sorella. Le due donne, ignare di essere sotto intercettazione, parlano del caso dell'anziana donna. Ma è il modo in cui ne parlano che mette in allarme gli inquirenti che ascoltano. Sono parole dure quelle che la vicina rivolge a Lida, frasi che non lasciano dubbi sul tipo di relazione fra le due. La donna si lascia andare a un lungo sfogo contro l'anziana donna, la insulta con offese irripetibili e si compiace della sua morte. In altre intercettazioni inoltre confessa di non avere mai sopportato Lida, perché la riteneva antipatica e arrogante, ma non solo. La donna accusa la Taffipamio di essere una strozzina e, per quanto la riguardava, avrebbero dovuto ammazzarla già da tempo. Prestava soldi in giro, ne abbiamo sentito di tutti i colori. Come si dice, usurai? Queste le esatte parole della vicina. A riferire quelle frasi irripetibili è Monica Busetto, una donna di 50 anni che vive al secondo piano dello stesso stabile di via Vespucci, sullo stesso pianerottolo di Lida Taffipamio. Monica era la sua dirimpettaia. E subito tutte le attenzioni degli inquirenti si concentrano su di lei. La donna, per tanti motivi, rientra perfettamente nel profilo dell'assassina tracciato dai profiler. Sì, perché secondo una deduzione investigativa, il soggetto che aveva ucciso Lida era probabilmente una donna che viveva all'interno dello stesso stabile della vittima. E questo per la mancanza di impronte o tracce lungo le scale o sul portone del palazzo, che facevano pensare al fatto che l'omicida, dopo il delitto, era probabilmente rientrato in uno degli appartamenti della palazzina. Monica, in quanto vicina di Pianerottolo, avrebbe avuto il lavoro facilitato. Monica Busetto, a pochi giorni da quell'intercettazione, viene iscritta nel registro degli indagati. Gli inquirenti recuperano anche i verbali di interrogatorio dei vari condomini del palazzo, i quali avevano riferito di un litigio avvenuto poco tempo prima dell'omicidio tra Monica Busetto e Lida Taffipamio. Una lite banale, a dire il vero, talmente tanto che gli inquirenti non l'avevano neanche considerata.
Le due si scoprirà avevano bisticciato per delle piante che Lida aveva posizionato sul pianerottolo comune. Ma tra quei verbali c'è anche quello di Monica, la quale, sentita il giorno stesso dell'omicidio, parla della dirimpettaia come di una donna esemplare, riservata, sì, ma gentile, non facendo mai cenno a quella lite e parlandone sostanzialmente bene. La donna stava nascondendo qualcosa? Ma chi è Monica Busetto? Monica Busetto nasce a Venezia nel 1962. È una donna minuta, dai capelli bruni e ricci, single e senza figli. Chi l'ha conosciuta di lei dirà che era una che si era sempre data un gran da fare fin dalla giovinezza. Per qualche anno aveva lavorato presso una pasticceria e poi presso una stireria al Collegio Morosini di Venezia. Negli anni 90, insieme alla sorella, si trasferisce a Mestre, in via Vespucci. In seguito diventerà un'operatrice sociosanitaria e nel 2001 verrà assunta al Fate Bene Fratelli di Venezia, dove presterà assistenza ai pazienti anziani. Nel 2005 la sorella minore, a cui è legatissima e di 15 anni più giovane, si sposa e Monica, dall'appartamento al quarto piano dove ha sempre vissuto, si trasferisce al secondo piano, in un appartamento più piccolo, lì dove nello stesso pianerottolo vive anche Lida, insieme al marito. Monica è una donna molto abitudinaria, che conduce una vita molto semplice. Lavoro, pausa pranzo alla mensa aziendale, le visite all'anziano padre e alla sorella. La spesa settimanale è poco altro, pochissimi svaghi, nessun passato scomodo alle spalle. Una donna detta di tutti normale, senza particolari tratti di personalità, ad eccezione di un presunto disturbo ossessivo compulsivo. Monica, a detta di tutti, è una persona molto attenta alla cura della casa, fino ad esserne quasi ossessionata. Tanto che è solita usare grandi quantità di candeggina, che difatti le viene ritrovata in casa. Nel gennaio del 2013 la notizia di una perquisizione a casa di Monica Busetto accende l'attenzione dei media. I giornalisti a frotte iniziano ad assiepare il cortile esterno alla palazzina di via Vespucci nel tentativo di intercettare la donna. Monica Busetto esce improvvisamente dall'anonimato in cui aveva sempre vissuto. Tutti si lanciano sul caso come cani famelici, a caccia di particolari e dettagli sulla vita di questa donna, finita, suo malgrado, nell'occhio del ciclone. Ma quello di Monica, da parte dei giornalisti, è un vero e proprio assedio. La donna, dopo giorni barricata in casa, decide di lasciare l'appartamento e andare a stare con il padre, a Venezia. Non sa che di lì a poco la sua esistenza verrà completamente stravolta. Ma torniamo a quella perquisizione avvenuta il 23 gennaio 2013. Dall'appartamento di Monica Busetto i poliziotti prelevano uno zerbino, un paio di pantofole, dei moci e una catenina d'oro spezzata, ritrovata all'interno di un portagioie, dentro una busta di plastica, insieme ad altri oggetti d'oro della donna. Che quella fosse la stessa catenina strappata alla povera Lida? Nel frattempo, sul piano delle indagini forense, poco o nulla accade. E ricordate quella traccia di sudore rilevata sull'interruttore della luce? La notizia del ritrovamento di un DNA femminile filtra, in qualche modo, alimentando a dismisura i sospetti sulla donna. In realtà, il profilo genetico ricavato non appartiene a quello di Monica Busetto, ma a un terzo soggetto, un soggetto ignoto. Emerge l'ipotesi di una terza donna che avrebbe fatto da complice. Anche le analisi effettuate sulle pantofole di Monica daranno esito negativo. Non verranno rilevate tracce ematiche di nessun genere. Monica proverà a difendersi da quelle infamanti accuse. In particolare dirà che la collanina spezzata apparteneva alla sorella, che l'aveva indossata il giorno del suo battesimo, e quindi Monica la teneva come un ricordo. La collanina, spiegherà la donna, si era spezzata per via della maglia detta alla veneziana, che se non è tenuta in perfetto stato tende a spezzarsi. Questo è ciò che dice Monica, ma gli inquirenti non le credono. Quella era una catena fin troppo lunga per essere indossata da una neonata il giorno del battesimo. Inoltre, la sorella non aveva memoria di quella catena. Nel frattempo Monica continua a rimanere barricata in casa del padre.
Sente che la sua posizione si aggrava ogni giorno di più, nonostante le rassicurazioni del suo avvocato che sostanzialmente le dice che gli inquirenti non avevano prove a sufficienza. Monica però è sempre più nervosa e ha come unico sfogo le lunghe telefonate con la sorella, sulla quale riversa tutta la sua frustrazione per quella situazione. E Monica, debitamente intercettata, imprudentemente si lascia scappare una frase che agli occhi degli inquirenti suona come un vero e proprio atto di accusa. Dice Monica: «Voglio indietro solo la collanina e poi faccio sparire pure quella e diamo via tutto quell'oro». E poi ancora: «Ma poi perché hanno preso il tappeto? Quello non c'era e comunque quando me li ridanno butto via tutto». Cosa intendeva Monica con «faccio sparire anche quella»? E cosa intendeva con «il tappetino non c'era»? Non c'era in che occasione? Per gli inquirenti il riferimento è chiaro. Lo zerbino sequestrato dai poliziotti non è lo stesso di quello usato il giorno dell'omicidio. In seguito la stessa Busetto confermerà di aver buttato lo zerbino perché è molto sporco e di averlo fatto il 7 gennaio insieme a un vecchio albero di Natale. Quindi molto prima della perquisizione in casa, avvenuta il 23 gennaio. Tuttavia la donna non lo aveva riferito ai poliziotti, perché a detta sua non gliel'avrebbero chiesto, cioè non gli avrebbero chiesto se quello fosse lo stesso zerbino che aveva all'epoca dell'omicidio. Gli inquirenti però hanno in mano solo degli elementi puramente indiziari e nessuna prova. Abbiamo visto come in nessuno dei reperti sequestrati verrà ritrovata alcuna traccia ematica riconducibile a Lida. Tuttavia, gli inquirenti puntano tutto sulla collanina sequestrata, quella su cui sperano di trovare tracce biologiche della vittima. Il reperto viene inviato all'Istituto di Padova, dove però niente viene ritrovato. Lo stesso reperto viene analizzato con un metodo diverso dal Servizio Nazionale di Polizia Scientifica di Roma. E finalmente avviene la svolta. Sulla catenina vi sono tracce di tessuto epiteliale appartenente a Lida Taffi Pamio. Per gli inquirenti, quella è la prova regina. Non possono esserci dubbi. Chi era in possesso di quella catenina strappata a Lida era senza dubbio l'assassina. Ma qual era stato, secondo gli inquirenti, il fattore scatenante di quell'omicidio? Secondo una ricostruzione sommaria, Monica Busetto, il pomeriggio del 20 dicembre 2012, era intenta a pulire il pianerottolo di casa. Lo abbiamo detto, Monica era molto scrupolosa nella pulizia della casa e, secondo gli inquirenti, in quel momento stava indossando dei guanti. Il pomo della discordia, una stella di Natale che Lida avrebbe posizionato sul ballatoio in comune e che aveva iniziato a perdere delle foglie. Foglie che disgraziatamente sarebbero finite sullo zerbino di Monica. Una cosa che agli occhi di una persona così attenta alle pulizie era semplicemente inaccettabile. Così la donna, infuriata, avrebbe suonato alla porta della vicina, che probabilmente, vedendo dallo spioncino che si trattava della Busetto, le avrebbe aperto. Monica a quel punto sarebbe entrata in casa per discutere di quelle dannate piante. Da lì sarebbe partita una lite, degenerata fino alle estreme conseguenze. La donna sarebbe stata prima colpita con uno schiaccianoci e poi successivamente la Busetto avrebbe afferrato dei coltelli per usarli contro la donna. Infine, gli avrebbe stretto il cavo del decoder intorno al collo. Secondo la ricostruzione, durante tutta l'azione omicidiale, Monica avrebbe sempre indossato i guanti, ecco perché nessuna sua impronta verrà ritrovata. Poi avrebbe inscenato la finta rapina portando via soltanto la collanina della donna. Ma Monica era solita usare i guanti? La donna in più occasioni dirà di non usare mai i guanti e di non averne mai avuti in casa. Eppure, in un'intercettazione risalente al 15 gennaio, la donna alla sorella dice di aver buttato un guanto in microfibra acquistato qualche giorno prima. Ma Monica aveva mentito ai poliziotti? E perché? Ma cosa aveva fatto Monica Busetto quel giorno? Secondo la versione fornita agli inquirenti il 22 dicembre del 2012, la donna aveva fatto rientro dal turno di notte intorno alle 8 del mattino.
Successivamente era andata dal medico di famiglia per farsi prescrivere dei farmaci. Poi, come spesso faceva, era passata a trovare la sorella e infine aveva fatto un po' di spesa. Alle 13:20 era rientrata a casa, aveva pranzato e aveva riposato fino alle 16:40, quando dirà di essere stata svegliata dal cane della parrucchiera sotto casa. La donna poi si era affacciata per fumare una sigaretta e avrebbe notato del trambusto sotto casa, ambulanze, volanti della polizia e un capannello di vicini e curiosi. La donna, incuriosita anch'ella, sarebbe uscita sul pianerottolo e si sarebbe informata con un medico del 118, che però, per motivi di privacy, non le avrebbe detto nulla. Successivamente un poliziotto verrà a suonarle a casa per interrogarla sulla sua vicina. La donna dirà di aver scoperto così della morte di Lida. E mentre gli altri condomini erano tutti usciti, l'unica a rimanere in casa era stata proprio lei. Poco collaborativa, così verrà descritta a margine del verbale, specie quando le verrà chiesto di rendersi disponibile per un eventuale prelievo di saliva. Per gli inquirenti ci sono elementi a sufficienza per rinviarla a giudizio. Ci sono le tracce di DNA di Lida sulla collanina trovata nel suo portagioie. Ci sono tutte quelle incongruenze, quelle omissioni nelle dichiarazioni della donna. E poi c'è quell'invincibile avversione verso gli anziani, che avrebbe, secondo gli inquirenti, reso il rapporto con una vicina così tanto anziana assolutamente intollerabile. In particolare, durante una conversazione in dialetto veneziano con la sorella, e debitamente intercettata, la donna racconterà del suo rapporto conflittuale con una paziente di 95 anni, piuttosto recalcitrante. Talmente tanto che, per calmarla, l'abusetto, in un'occasione, gli avrebbe dato, cito testualmente, uno sculaccione. Per tutti questi motivi, il 30 gennaio 2014, Monica Busetto viene arrestata e rinviata a giudizio per omicidio volontario, rapina e simulazione di reato. Il 22 dicembre 2014, al termine di un processo fortemente indiziario, Monica Busetto verrà ritenuta colpevole e condannata a 23 anni di reclusione. Il caso potrebbe definirsi chiuso. Invece no, perché a 3 anni di distanza accade qualcosa che rimette tutto in discussione. È il 29 dicembre del 2015 quando sui notiziari appare la notizia di uno strano omicidio avvenuto a Mestre, quello di un'anziana donna ritrovata morta in casa. Quella donna si chiama Francesca Vianello, 81 anni. A dare l'allarme una cara amica della donna che con lei aveva un appuntamento intorno alle 10 del mattino. L'amica, non vedendola arrivare, aveva provato a chiamarla, ma il telefono aveva squillato a vuoto. Francesca Vianello viene ritrovata intorno a ora di pranzo, riversa sul pavimento del suo appartamento al 6° piano di Corso del Popolo, al civico 167. Intorno al collo un cordino e il viso pieno di ecchimosi, segno che chi l'aveva uccisa l'aveva prima picchiata brutalmente. Anche per il caso di Francesca Vianello viene subito esclusa la rapina. Alle porte e alle finestre non ci sono segni di effrazione. La chiave viene trovata nella toppa della serratura interna e in casa non manca nulla, ad eccezione di un portamonete e il bancomat della donna. In casa cassetti e ante degli armadi sono aperti, ma nessuno sembra averci rovistato dentro, forse per simulare un furto. La signorina Vianello, come veniva chiamata, non si era mai sposata, né aveva avuto figli e conduceva la vita semplice di una pensionata qualsiasi dopo anni di lavoro come guardia robiera presso il casinò di Venezia. Francesca era una donna riservata, non particolarmente espansiva, ma molto gentile con tutti. Nessun passato scomodo, nessuna diatriba sull'eredità, all'apparenza, proprio come Lida Taffi Pamio, nessun nemico che potesse volere la sua morte. Anche Francesca, come Lida, aveva aperto la porta al suo assassino, che forse conosceva. Le indagini, come sempre in questi casi, partono proprio dallo stabile dove viveva la donna. Vengono interrogati i vicini e una di loro dirà di aver sentito, intorno alle 9 del mattino, delle urla di donna chiedere aiuto, poi più nulla. Una dirimpettaia della Vianello dirà di aver sentito delle voci provenire dall'appartamento della vicina,
Un'altra, invece, a lei molto cara, darà un'indicazione preziosa agli inquirenti. La signorina Vianello avrebbe dovuto incontrare una persona intorno alle 9 del mattino per la restituzione di un prestito, una certa Millie. Tutti i sospetti a quel punto ricadono sulla misteriosa Millie con cui Francesca aveva appuntamento quel mattino. Da ulteriori interrogatori alle persone più vicine a Francesca Vianello viene fuori che questa Millie, nei giorni precedenti al Natale, aveva più volte fatto visita all'anziana donna e sempre per chiederle dei soldi. Le indagini arrivano presto a una svolta. A portare gli inquirenti all'assassina della Vianello, l'analisi dei movimenti bancari sul conto dell'anziana donna il giorno dell'omicidio. Secondo l'intuizione degli inquirenti, chi aveva rubato il bancomat della donna lo aveva probabilmente usato per prelevare denaro o fare acquisti. E in effetti l'intuizione risulta vincente, perché sia il giorno dell'omicidio che il giorno dopo qualcuno aveva prelevato del denaro da un bancomat nei pressi di Corso del Popolo. Vengono così analizzate le immagini di videosorveglianza della banca dove era stato effettuato il prelievo, lì dove le telecamere avevano ripreso una donna intenta a prelevare dei soldi e gli orari coincidevano tutti. Gli inquirenti così hanno un volto, ma non un nome, se non quello fittizio di Millie, e a quel punto si decide di analizzare anche i tabulati telefonici dell'utenza della vittima. Francesca, nei giorni precedenti al suo omicidio, aveva interagito con un'utenza in particolare che si scoprirà essere quella di un certo Thomas Zampirollo. A fare collegare i fili di questa intricata matassa, una foto che Thomas Zampirollo aveva pubblicato su Facebook. La foto lo ritraeva insieme a sua madre, una certa Millie, e le cui fattezze corrispondono perfettamente a quelle delle immagini di videosorveglianza. Millie altri non è che Susanna Lazzarini, 52 anni, la figlia di un'amica d'infanzia della povera Francesca Vianello. Il 31 dicembre 2015 i poliziotti irrompono in casa della donna per una perquisizione. All'interno dell'appartamento verranno ritrovati sia il bancomat della vittima che un orologio privo di fibbia, la stessa fibbia ritrovata in casa di Francesca Vianello. La donna interrogata nega con tutte le sue forze di essere lei l'autrice di quell'orrore. Dirà solo che quel bancomat lo aveva avuto proprio da Francesca, che l'aveva autorizzata ad usarlo. Una bugia a cui nessuno crede. E così, dopo ore e ore di interrogatorio, Susanna Lazzarini cede e confessa. Ma chi è Susanna Lazzarini, detta Millie, come la chiameremo da questo momento in poi? Millie Lazzarini è una donna che sente di avere un conto aperto con la vita. La sua esistenza si può suddividere in due fasi. La fase della felicità domestica. Millie si sposa molto giovane con un uomo che ama molto e da cui ha due figli. È una felicità destinata a durare poco però, perché rimane vedova molto giovane e con due figli molto piccoli. E il mondo le crolla addosso. Entra in depressione, ma soprattutto inizia per lei una vita fatta di espedienti che le servono per rimanere a galla il più possibile. Millie cade vittima della dipendenza dal gioco d'azzardo e, quando neanche il suo stipendio da maestra le basta più, cerca in tutti i modi di procurarsi dei soldi da buttare nelle macchinette. Millie ha il profilo della persona più insospettabile del mondo. Eppure la sua vita è un abisso di bugie e sotterfugi da cui cerca di tenere fuori i suoi familiari, tra cui i figli e l'anziana madre. Il Natale del 2015 è il momento più buio per lei. È completamente al verde ed è per questo che si rivolge a quella vecchia amica della madre che vive sola in Corso del Popolo, la povera Francesca Vianello. Il 23 dicembre Millie le fa visita, le chiede 300 euro per poter mettere insieme il pranzo di Natale per i figli. Francesca, dopo un'accesa discussione per togliersela di torno, accetta di dargliene 100, con la promessa però di riaverli indietro entro il 29 dicembre. Il giorno dopo però Millie torna alla carica e prova a farsi spillare altri soldi da Francesca, che però la caccia in malo modo. Francesca è molto preoccupata, non è certa di poter riavere indietro i suoi soldi, ma soprattutto percepisce in Millie un'aggressività preoccupante.
teme che la donna le faccia del male e di questa paura ne parla alle sue amiche più care. Il 29 dicembre, come concordato in precedenza, intorno alle 9 del mattino, le due si incontrano in casa di Francesca. Ma Millie non ha alcuna intenzione di restituirle il denaro, anzi cerca di spillarle altri soldi. Ne nasce un'accesa discussione. Secondo la versione fornita da Susanna, alias Millie, la discussione sarebbe degenerata al punto che Millie le avrebbe messo le mani al collo. E solo a quel punto Francesca le avrebbe concesso altro tempo per restituirle il denaro. Millie avrebbe lasciato la presa e di nuovo Francesca sarebbe tornata alla carica, chiedendo invece la restituzione immediata dei soldi. La Lazzarini dice alla donna: «Ok, ti restituisco i soldi», ma nel dirlo afferra la sua borsa e invece di tirare fuori il portafoglio, tira fuori un cordino con il quale aggredisce da dietro la povera Francesca Vianello. Millie inizia a stringere sempre di più il cordino intorno al collo fino a uccidere l'anziana donna. Poi prende il bancomat e il PIN che la vittima, per evitare di dimenticarlo, aveva scritto su un pezzo di carta che aveva messo dentro il portafogli e lascia l'appartamento senza essere vista da nessuno. Millie Lazzarini quindi confessa. E qui, amici, avviene il colpo di scena, perché durante lo stesso interrogatorio la donna farà un nome che farà saltare tutti dalla sedia. Un nome che Millie fa forse per un lapsus, uno di quei scherzi che il cervello fa di tanto in tanto. Il tutto parte da una domanda che un poliziotto le rivolge. Le chiede infatti se ricordasse cos'altro ci fosse dentro il portafoglio di Francesca Vianello. La donna però risponde con un'altra domanda. «Ma quale? Quello della signora Taffi Pamio?» Avete capito bene, Susanna, alias Millie, si riferisce proprio a Lida Taffi Pamio, la donna uccisa a Mestre 3 anni prima. Ma perché? Cosa ha a che fare lei con Lida Taffi Pamio? È una casualità, forse, ma la madre di Millie non era amica solo di Francesca Vianello, ma anche di Lida Taffi Pamio, la donna uccisa, secondo la verità processuale, dalla sua vicina di casa, Monica Busetto. Gli inquirenti non ci vedono chiaro e un sospetto si fa strada nella loro mente. Ma vuoi vedere che Susanna Lazzarini è il soggetto ignoto di sesso femminile le cui tracce erano state ritrovate sull'interruttore della luce? La scientifica a quel punto preleva un campione di DNA della donna e lo confronta con quell'unica traccia biologica ritrovata in casa di Lida e, colpo di scena, i due profili genetici coincidono perfettamente. Adesso serve una confessione. Per spingere la donna a confessare viene coinvolto il figlio di Millie, il quale accetta di collaborare e di andare a colloquio con la madre. La conversazione tra i due viene debitamente intercettata. Thomas per tutto il tempo prova a fare confessare la madre di aver ucciso Lida Taffi Pamio, ma Millie nega con tutte le sue forze. Ma la donna a un certo punto della conversazione rivela anche altro, qualcosa che ha davvero dell'incredibile. La sua nuova compagna di cella è proprio Monica Busetto, la donna accusata dell'omicidio di via Vespucci. Solo dopo mille insistenze, Millie finalmente si decide a confessare. È lei la vera assassina della povera Lida. Ma quindi Monica Busetto era innocente o le due si conoscevano già? E se si conoscevano già, è presumibile pensare che avessero agito insieme? In un primo momento Millie dirà di aver fatto tutto da sola, anzi dirà che lei, la Busetto, non la conosceva neanche. In carcere da 3 anni, quindi c'era un innocente. Il Tribunale del Riesame di Venezia accoglie l'istanza di scarcerazione per Monica Busetto, presunta vittima di mala giustizia. La voce tremante ma lo sguardo fermo mentre fronteggia i giornalisti affiancata dai suoi avvocati, Monica Busetto racconta il calvario dei 21 mesi passati in carcere con l'accusa di essere un'assassina. Un'esperienza sconvolgente culminata nell'incontro con la donna che poi avrebbe confessato quell'omicidio, Susanna Lazzarini. A lei dice non voglio neppure pensare. Mi ha rovinato la vita. E la mia famiglia. Non c'è mai stato di una persona che mi hanno accusato me, mai. Sapevo che prima o poi, perché avevo, sì, sapevo essere
nella parte della, sì, della ragione. Ma quella libertà tanto agognata dura poco, perché dal carcere improvvisamente Milly Lazzarini la tira in ballo come complice nell'omicidio di Lita Taffipamio. In realtà, a spingere la Lazzarini a modificare la sua versione dei fatti sono le rivelazioni che alcune compagne di cella della Lazzarini e della Busetto fanno agli inquirenti. Le detenute riferiscono di un accordo tra le due, secondo cui Susanna Lazzarini si sarebbe dichiarata l'unica responsabile dell'omicidio, ma in cambio Monica Busetto avrebbe dovuto provvedere a mantenere i suoi figli, dando una cifra al mese per il loro sostentamento. In questa nuova versione della storia, Susanna si ritaglia il ruolo di semplice fiancheggiatrice che aveva agito sotto minaccia della Busetto, l'assassina materiale della donna. Ma come c'erano finite Monica Busetto e Susanna Lazzarini, detta Milly, insieme in casa dell'anziana donna? Inizia da qui un balletto di versioni che Milly propina agli inquirenti. Secondo una prima versione, per uno strano scherzo del destino, proprio quel giorno Milly si sarebbe trovata a passare da via Vespucci e avrebbe deciso di andare a trovare proprio lei, la Taffipamio, una cara amica della madre, probabilmente per chiederle dei soldi. La donna, racconta, aveva trovato il portone aperto ed era salita al secondo piano. Una volta lì si era accorta che la porta di casa era socchiusa ed era entrata. Non poteva sapere che al di là della porta Monica Busetto, proprio in quel momento, con guanti e una sorta di camice da chirurgo, era intenta a uccidere l'anziana donna. Monica a quel punto, sotto minaccia, le avrebbe intimato di aiutarla. Questa però è una versione assolutamente inverosimile che non sta per nulla in piedi e così Milly ne dà un'altra. E in questa nuova versione a sorprendere l'assassina mentre uccide Lida è Monica Busetto. La donna, attirata da strani rumori provenienti dall'appartamento della vicina, sarebbe andata a controllare e lì avrebbe sorpreso la Lazzarini mentre tentava di strangolare la donna. Monica Busetto però, invece di scappare e chiedere aiuto o di aiutare l'anziana donna, si sarebbe messa a discutere con Milly. Le due in pratica chiedono informazioni l'una sull'altra, mentre, e lo ricordo perché è paradossale, Milly era impegnata a strangolare la povera Lida. Dopo i convenevoli di rito, Monica Busetto, invece di chiamare la polizia come sarebbe stato logico fare, avrebbe approfittato della situazione e avrebbe aiutato Milly a uccidere l'odiata vicina di casa che non sopportava più e che per giunta aveva messo in giro brutte voci su di lei. Monica, senza pensarci troppo, avrebbe indossato dei guanti, preso i coltelli e li avrebbe conficcati sul corpo della donna. Dopodiché, insieme avrebbero inscenato la rapina. Monica poi avrebbe strappato la collanina dal collo della povera Lida ed entrambe sarebbero andate via. Poco prima di andare via però il passo falso. Milly con indosso i guanti si sarebbe toccata la fronte sudata e con le dita umide avrebbe spento la luce. Quel gesto apparentemente banale l'aveva in qualche modo incastrata. Questa è la versione che Susanna Lazzarini ripeterà di fronte ai giudici. Una versione per la difesa di Monica Busetto assolutamente fuori da ogni logica. Queste due donne, si dirà, non si conoscevano affatto e anche se fosse vero il fatto che la Busetto odiasse la vicina, che motivo avrebbe avuto di contribuire a ucciderla dal momento che qualcun altro lo stava già facendo? Era così tanto l'odio da dover mettere anche lei la propria firma su quell'orribile delitto? Monica, dopo quella breve parentesi da donna libera, è costretta a tornare in carcere. Durante il processo di secondo grado la sua posizione si aggrava ulteriormente, al punto che i giudici la condanneranno all'ergastolo. A pesare sulla decisione dei giudici, le tracce biologiche della vittima ritrovate sulla collanina ritrovata nel portagioie della Busetto. Una prova oggettiva che per i giudici la collocava sulla scena del crimine. Mentre per la difesa, le micro tracce ritrovate erano frutto di una contaminazione avvenuta durante il transfer da Padova a Roma per la seconda perizia. Una circostanza che però nessuno ha mai potuto provare. Inoltre, la difesa proverà in tutti i modi a mettere in luce le innumerevoli contraddizioni nelle varie versioni dei fatti fornite da Milly Lazzarini,
e di cui l'ultima è una versione assolutamente inverosimile e totalmente fallace su tutti i piani. Infine, sempre per la difesa, Monica Busetto non avrebbe mai aiutato una completa estranea a uccidere qualcuno, ma anche questo è qualcosa che per i giudici non aveva prove a supporto. La Cassazione però nel 2018, a sorpresa, annulla la sentenza. Il processo bis però vede di nuovo la Busetto colpevole di omicidio. La donna viene condannata alla pena di 25 anni, pena confermata in Cassazione. La difesa però non ci sta e ricorre alla Corte di Appello di Trento per la revisione del processo. A corredo del ricorso, l'inchiesta condotta da un giornalista ed elaborata nel libro inchiesta Lo Stato Italiano contro Monica Busetto, che mette in evidenza tutte le fallacie investigative attorno al caso. Ma non solo, vi è anche una lettera anonima che pare gettare ombre sulla bontà delle indagini. La Corte di Trento, però, nel marzo del 2024, rigetterà l'istanza di revisione. Monica Busetto dovrà scontare la sua pena, ma ad oggi la donna può già godere di alcuni permessi premio. Susanna Lazzarini riceverà una condanna a 30 anni di reclusione, sentenza confermata in tutti e tre i gradi di giudizio. Quello che vi ho raccontato è un caso intricatissimo che coinvolge quattro donne, quattro esistenze che in un momento preciso si legheranno in maniera indissolubile. Due donne anziane uccise nel posto in cui si sentivano più al sicuro, la loro casa, e due donne più giovani, dalle esistenze più o meno infelici, che hanno ridisegnato i destini l'una dell'altra. Dove sta la verità? È difficile dirlo. La verità, di certo, risiede dentro di loro e da quella non si può scappare. E si conclude così il mio video. Ditemi, conoscevate questa storia assurda? Io no, e per documentarmi bene sul caso ho letto il libro Inchiesta, di cui parlo, scritto dai giornalisti Lorenzo Brusattin e Massimiliano Cortivo, e che alla fine della lettura mi ha fatto dire non può essere andata così come dicono. Però la verità non la sapremo mai, credo. Io ho cercato di condensare questa storia al meglio delle mie possibilità, perché veramente davvero intricata, e spero di esserci riuscita. In caso vi lascio il link in descrizione dove poter acquistare il libro. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Se volete, mi potete anche seguire su Spotify, dove porto avanti un podcast con i casi true crime già trattati sul canale, più qualche inedito che registro una volta al mese. Se volete, potete anche seguirmi su Instagram alla pagina La Conta Storie. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!